Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro appuntamento del venerdì, quello che aspettiamo da tutta la settimana, anzi da mercoledì, visto che da un po' ne facciamo due, abbiamo sdoppiato i nostri live. Che dire, l'appuntamento è sempre qui su Twitch, come sempre martedì e venerdì alle 18 circa, perché non so mai esattamente a che ora arrivo a causa del fatto che non so quando esco dall'ufficio. Fondamentalmente, in ogni caso, ci troviamo qua per commentare quello che è accaduto in questi giorni nel mercato, oppure quello che non è accaduto, come in questo caso parlando di Bitcoin, perché ultimamente è molto statico. Però c'è un però gigantesco: quando la situazione si fa così calma, sono proprio quei momenti in cui bisogna essere sul pezzo, perché poi ci lamentiamo che quando Bitcoin parte è ormai andato, e allora bisogna essere sul pezzissimo. C'è la diretta oggi, sì certo, sono qua, eccomi, eccoci, siamo qua in diretta. Vi dicevo, bisogna essere sul pezzissimo quando Bitcoin è un attimo tranquillo, quando le acque si placano, quando ci sono quelle fasi di distribuzione piuttosto che accumulazione, a seconda ovviamente della direzione che prenderà. Perché? Perché innanzitutto, se uno è banalmente un accumulatore, può andare a prendere posizioni e incrementare le sue posizioni spot, piuttosto che ad andarle a coprire nel caso in cui ritenga di avere già una quantità sufficiente. Insomma, si può posizionare meglio sul mercato senza la foga della volatilità, che prende molto, fa fare mosse sbagliate, proprio perché vediamo che Bitcoin continua a partire, va, quando parte è difficile che si fermi subito, e quindi ti parte un'estensione difficile da controllare, difficile soprattutto da trattare razionalmente. Le fasi invece laterali sono più semplici da trattare in maniera razionale, ed è proprio per questo motivo che bisogna stare attenti, andare a cogliere i segnali di domanda, di offerta, vedere come si muove all'interno delle lateralità, vedere dove rompe, se rompe per davvero, se non rompe per davvero, e andarsi a posizionare poi di conseguenza. Riuscendo a posizionarsi bene, si potrebbe riuscire ad avere poi un notevole vantaggio sul mercato una volta che il movimento si inizia a dipanare, proprio perché noi siamo già posizionati, siamo già pronti, abbiamo già il nostro scenario in mente, se si è verificato, se non si è verificato al limite ci scatterà lo stop loss e ci prepareremo per lo scenario opposto, ma in ogni caso abbiamo, come dire, tutto bene dipinto in testa e non ci facciamo prendere dalla FOMO. Non guardiamo ovviamente soltanto Bitcoin, ma guardiamo anche le principali altcoins, anche perché io vi dico la verità, non so voi, ma su Bitcoin avevo fatto il conto dei giorni, qualche giorno fa era un mese che non operavo, che non aprivo posizioni. L'ultima posizione che ho aperto è il mio hedge short per coprire appunto la mia posizione spot long, e da allora, che sarà ormai anche 40 giorni fa, su Bitcoin non ho più aperto posizioni. Per quale motivo? Perché fondamentalmente io non opero in intraday, e le fasi laterali per qualcuno, per chi opera in intraday, sono una manna. Per me, io ve l'ho detto, un po' di difficoltà. Adesso sto iniziando a imparare, sto provando ad imparare un po' l'operatività intraday, però sul Forex, perché è un mercato che secondo me mi aiuta meglio a capirla, e poi al limite la traspongo in seguito sulle cripto. Però vorrei partire da lì, che mi sembra un mercato più, tra virgolette, maturo e soprattutto meno volatile, e quindi cerco di capire quali setup funzionano bene, quali meno bene. Ho iniziato con voi un percorso, ne ho parlato nel video di ieri, chi se lo fosse perso lo vada pure a vedere, perché vi mostro un po' quale vuole essere il mio approccio con un'operatività di quel tipo lì sul Forex intraday. E tra l'altro vi condividerò il mio trading journal di volta in volta per vedere, insomma, insieme, per iniziare insieme questo percorso e vedere come va, trarre un po' di risultati, migliorarsi e poi vedere, insomma, se è il caso di lasciar perdere del tutto o se magari possiamo fare lo step successivo, andarlo a trasporre sulle cripto. Vediamo che succede. Che dire, io inizierei subito a leggere le vostre domande. Mi raccomando, partecipate alla chat, perché per vari motivi sapete che qua si guadagnano shitcoin, quindi più guardate il video più guadagnate shitcoin, più siete attivi nella chat e più guadagnate shitcoin, quindi mi raccomando partecipate per questo, e anche perché è bello, insomma, mantenere un clima di scambio
scambio di informazioni, non solo io che faccio il mio monologo noiosissimo e voi che siete lì che ascoltate intanto vi fate un pisolo, magari siete sul water a fare i vostri bisogni e vi viene lo stimolo finale. No, ci vuole un bello scambio di opinioni, domande, risposte, idee, da lì che poi vengono fuori le cose migliori. Soprattutto mi date anche qualche insider a me ogni tanto, che grazie a voi ho scoperto qualche altcoin, ho scoperto qualche situazione bella, insomma è bello, mi piace moltissimo. Allora, iniziamo subito, parto dall'alto. Ciao Luca, sempre presente, mitico, mi piace questa cosa, sempre presente, deve essere un mantra da appendersi, insomma, sul muro. Gasati e sempre presenti. Cava, adesso ci arriviamo perché è una delle mie posizioni aperte, quindi ne parliamo. Come sapete, nelle nostre analisi facciamo sempre i recap delle posizioni aperte e andiamo a vedere come gestirle, come trattarle e come evolvono, ovviamente, se si spostano gli stop, i take profit, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, riesci dopo a dare un'occhiata al grafico Tezos dollaro? Certamente sì, però anche Tezos Bitcoin, perché io le altcoins con il dollaro mi mettono veramente in difficoltà e quindi io solitamente le guardo in Bitcoin. Ecco. Buonasera ragazzi e fanciulle, secondo me ce ne sono poche perché le fanciulle e le cripto non vanno molto d'accordo e quindi vediamo quante ce n'è. Alzate la mano se ci siete. Eccomi, grandissimo. Per fortuna hai mandato il messaggio su Telegram. Eccomi, sì, lo mando sempre il messaggio su Telegram perché almeno scillo la diretta a tutti quanti, più siamo e meglio è. Grande buonasera a tutti, ciao. Lancio la gufata. Vediamo, attenzione, arriva la gufata. Bitcoin è arrivato alla sua definitiva maturazione. Addio volatilità, è mutato in una riserva di valore stabile. Non ci credo nemmeno se lo vedo, ti dico la verità. Non ci crederei veramente mai. No, guarda, anzi, sai cosa ti dico? A leggere queste cose mi viene voglia di andare a comprare altre opzioni e andare ancora più long volatility. No, scherzi a parte, non lo so, i miei dubbi che Bitcoin sia già maturato, soprattutto perché comunque i volumi adesso sono bassi. Diremo che è maturato quando sarà, come dire, globalizzato come trading, nel senso che tutte le grandi firme potranno operarci sopra, tutti i capitali saranno sguinzagliati su Bitcoin e soprattutto manterremo volumi elevati con livelli di volatilità molto più bassa e meno discontinuità ovviamente nei volumi elevati e non discontinui. Grande Luca, non credi che questo scenario di stabilità sia un bene per Bitcoin? Ma guarda, è una stabilità temporanea, secondo me. Fatto così, Bitcoin è un po' altalenante. Ci sono dei momenti in cui galoppa, poi si ferma. Solitamente si ferma per poco, perché lo conosciamo Bitcoin, che quando inizia a partire va per la sua strada ed è difficile fermarlo. Però ci sono delle rare volte, storicamente, che accade che si ferma per più tempo. Queste situazioni sono quelle da tenere maggiormente sotto controllo, proprio perché potrebbero appunto distribuire o accumulare il prezzo e creare un nuovo price level che diventa poi il prezzo più importante da tenere sotto controllo per il prossimo periodo. E quindi, come dire, ci troviamo in una fase di stabilità dove si sta ridistribuendo e il prezzo si sta equilibrando. Il prossimo step, che sarà quello di uscita dalla fase di stabilità, che arriverà, fidatevi, nonostante molti dicono addio volatilità, ne dubito fortemente che non vedremo più la volatilità, perché Bitcoin è volatilità, è nato per quello. No, scherzi a parte, ancora molto presto per dire che non sarà più volatile e pertanto attenzione al range, ne parliamo ancora dopo, anche se ormai lo conoscerete come le vostre tasche, questo range. Intanto questa settimana Cardano bene, guarda, non farmici pensare, perché se solo mi viene in mente il miss che ho fatto su Cardano mi mangio le mani, ecco, pertanto così non mi è entrata la posizione, maledizione. Adamune, via, dito nella piaga. Chi è un altro che viene a mettere il dito nella piaga? Ci sarà, sicuramente ci sarà. Ciao, vorrei sapere su Bitfinex se opzione va in the money, come funziona l'esercizio? Non ne parli Guarda, su Bitfinex non sapevo neanche che ci fossero le opzioni, a dirti la verità. Secondo me, io mi immagino che verrai pagato o in Bitcoin o in USDT, non lo so. Sicuramente a maturazione tu ricevi
il controvalore che ti spetta, ok? Quindi se hai venduto l'opzione, hai incassato il premio e l'opzione ha un valore, tu dovrai dare poi quel valore lì. Al contrario, se hai comprato l'opzione, hai dato il premio, però se alla fine a maturazione quell'opzione ha un valore, quindi è in the money per l'appunto, tu lo riceverai. Non so se in Bitcoin o in Tether o in altri modi, non credo, però ci sarà scritto nelle specifiche del contratto, immagino, dell'opzione. Sei numero uno, complimenti, ma ti ringrazio, grande. Eccolo qua, ADA USDT sta sfidando una resistenza importante. Allora, tra poco ci diamo un'occhiatina al grafico, direi. Ma Cava, ci guardiamo. Hola a tutti, siamo gasati? Ovvio, siamo sempre gasati qua. Ma Comp quanto vuole perdere? E Comp è una bolla grossa così, gigana, bollona enorme. Che dire, la DeFi ha un po' questa situazione tutta sua, diciamo, che in particolare Compound, che è stata gonfiata dal discorso del farming, del cosiddetto yield farming, che è stata l'ultima moda in termini appunto di DeFi e nel mondo cripto. Sapete che adesso ogni giorno, però molto spesso nascono nuove piattaforme di liquidità condivisa, ok? E quindi c'è questo cosiddetto liquidity mining da un lato, che vuol dire che se tu dai liquidità a una piattaforma tu ricevi il loro token. Si può fare su Compound, si può fare su Balancer, si potrà fare su Curve, che ha annunciato il suo token, mi raccomando, anche lì attenzione che non si sa quando uscirà, però si sa che uscirà e sicuramente ci sarà dell'altra forma. Poi ci sarà quello di Uniswap, quindi secondo me il bello deve ancora arrivare anche nel mondo DeFi. Io, in maniera provocatoria vi ho detto un po', vi ho chiesto anzi qualche giorno fa su Facebook, se secondo voi la bolla della DeFi era già scoppiata, era nel pieno delle sue forze oppure doveva ancora arrivare. Io vi dico la verità, per Compound ovviamente ha già dato alla grande e è tutto da vedere, però per la DeFi in generale il bello deve ancora arrivare. Secondo me, quindi vale la pena, senza farsi prendere dalla FOMO, per non farsi poi travolgere dall'esplosione della bolla stessa, però tenere gli occhi puntati sui progetti giusti potrebbe riservare, tra l'altro gioco di parole, tra poco parliamo proprio di quell'altcoin, delle soddisfazioni molto interessanti. Quindi mi raccomando, occhi puntati. Curve, Uniswap sicuramente saranno dei token che faranno parlare di loro. Questo è il discorso liquidity mining. L'altro discorso, quello dello yield farming invece, che va tantissimo di moda, e visto che c'è Simone qui, sicuramente lui è il massimo esponente dello yield farming, ogni giorno mi manda qualche gif, qualche meme di qualche fattore lì che scava, che coltiva e tira fuori token di ogni genere, e contribuendo in pratica al dare liquidità a queste piattaforme si riceve un interesse, un po' come succede con Compound, con la CeFi. Chiaramente al momento la DeFi surclassa la CeFi in termini di rendite che abbiamo. Poi c'è sempre il discorso sul rischio, qual è più rischiosa, qual è meno rischiosa. Ovviamente in termini, cioè nel mondo DeFi ne sentiamo ogni giorno, sono sempre un po' esagerato, però molto spesso degli hack, no? Che vengono bucate le piattaforme, viene prosciugata la liquidità. È successo recentemente a Balancer, era successo a Bancor, era successo a Fulcrum tempo fa, insomma ce ne sono tanti di casi di questo tipo, proprio perché la DeFi è un mondo nuovo, gli smart contract potrebbero non essere perfetti e quindi suscettibili ad attacchi da parte di hacker incentivati dall'alto livello di liquidità che si trova all'interno di questi smart contract. Quindi è un po' come dire, c'è la possibilità di rapinare una banca senza essere mai beccato, quasi diciamo, perché comunque c'è l'anonimato, se trovi la falla giusta nel sistema, insomma c'è un incentivo notevole, diciamo. E però ovviamente di contro abbiamo dei rendimenti più alti, è sempre il solito discorso, no? Rendimento più alto a fronte di un rischio maggiore è un po' il mantra, la frase chiave, ecco, del mondo degli investimenti e della speculazione. Andiamo avanti. Ciao Luca, due cose: metà altcoins che salgono da un bel po' e metà altcoins che scendono di un bel po', sono confuso. Poi pareri su Elon Musk, che praticamente scrive su Twitter di shortare Tesla. Vabbè, pareri su Elon Musk ormai è inutile anche farne, perché è un personaggio che si descrive da solo. Per il discorso altcoins, che dire, è un mercato estremamente volatile, estremamente folle, e anche quello bisogna seguirlo, nel senso, io solitamente il mercato altcoins, ve l'ho detto, lo
seguo rispetto a Bitcoin, proprio per filtrare tutta quella componente di movimento di Bitcoin, perché se un altcoin la si segue in dollari, chiaramente se Bitcoin pompa magari ti sembra che l'altcoin pompi anche lei, se Bitcoin fa il più 10% magari l'altcoin fa il più 5%, però significa che ha perso contro Bitcoin, ok? E quindi era meglio holdare Bitcoin, il discorso è un po' questo. Quindi io fondamentalmente l'approccio che ho sviluppato è quello di puntare su Bitcoin, e se poi Bitcoin è messo bene tutto quanto e li detengo, li holdo, allora andare a vedere le coppie altcoin Bitcoin, se è una coppia, e vedere come sono messe, nel caso andare ad aprire, a operare con dei setup proprio lì sopra, e quindi utilizzarle fondamentalmente per moltiplicare, magari no, per aumentare il numero di Bitcoin detenuti alla fine, che sono un po' la base currency, diciamo così, del mio portafoglio cripto. Quindi il controvalore io lo vado a calcolare, lo osservo, la mia equity line, diciamo così, nelle cripto, è in Bitcoin. È una cosa molto questionabile di cui si potrebbe parlare per ore, però io ho deciso di gestirmela così, perché poi fondamentalmente me la gioco sul lungo termine. Allora, stasera rimango online ma anche davanti al PC per lavoro, bravo, un orecchio che ascolta e l'altro che ascolta il tuo capo, anzi magari ascolta me con tutte e due le orecchie e poi ogni tanto fai così al tuo capo, digli sì sì tutto bene, va bene, ok. E bene, 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 ciao Luke, visto che è importante differenziare, assolutamente sì, quando ci consigli un buon broker per stock, commodities, ETF? Spero di non essere off topic, mi hanno parlato molto bene di DeGiro. Guarda, DeGiro è un buon broker con delle commissioni abbastanza basse, tra l'altro, e direi che va bene per detenere stocks piuttosto che ETF, per l'appunto. Guarda, io ti dico cosa faccio io personalmente. Per quanto riguarda l'holding, io utilizzo la piattaforma della mia banca, ma per un motivo molto semplice, per più motivi molto semplici. Il primo è che mi fa da sostituto d'imposta e quindi mi tiene traccia di tutte le plusvalenze, le minusvalenze, e me le va ad applicare automaticamente eventuali investimenti futuri, mi fa un po' i conti, insomma, ed è veramente veramente comodo. In secondo luogo, le commissioni sono più alte, il malus è quello, però c'è un però, io su quei mercati lì non faccio quasi mai operazioni, cioè opero veramente con una frequenza bassa, si parla di poche operazioni al mese, veramente poche. Qualora invece dovessi andare a fare dei trades un po' più frequenti, diciamo così un po' più speculativi, allora mi sposterei o su DeGiro, che è una buona piattaforma, oppure io mi ero trovato bene su Interactive Brokers, soprattutto perché hanno molti strumenti derivati, ci sono tanti futures, tante opzioni, dei contratti swap, insomma ci sono veramente tanti tanti strumenti da conoscere, chiaramente delle fees discretamente basse, c'è da pagare un abbonamento, però personalmente l'ho trovato una, forse la piattaforma più completa in assoluto. Per quanto riguarda anche la liquidità, insomma la reattività della piattaforma stessa, un buon servizio cliente, insomma mi sentirei di scillarla tranquillamente. Se uno invece non cerca un livello pro, DeGiro secondo me va benissimo, anch'io conosco persone che lo usano e che si sono trovate veramente veramente bene. E l'ultima cosa del discorso dell'holdare le stocks è perché comunque, ahimè, la piattaforma della mia banca mi dà più sicurezza rispetto che un broker magari locato all'estero o quant'altro, quindi se devo avere un portafoglio titoli di una certa dimensione da holdare, da tenere lì con prospettive pluriennali, mi sento più tranquillo tenerlo comunque sulla mia piattaforma bancaria, ecco. Dunque, BTC inverse head and shoulders sul weekly? Magari, però no, non guardo ancora il grafico, non mi faccio tentare, però tra poco ci guardiamo. Ciao Luca, possiamo vedere Atom e KNC, Kyber? Certamente che lo guardiamo, Kyber ha fatto una roba verticale completamente e tra poco ce la guardiamo. Plutus, allora, hai approfondito o no? Allora, io ti dico quello che ne penso di Plutus con estrema onestà. Allora, ho visto che è una carta, l'ennesima carta, per spendere le cripto, fondamentalmente, integrata con la DeFi, visto che adesso va un po' di moda. A me sembra tanto un ibrido. Poi, tra l'altro, ho visto che è il suo token, che se non erro, correggetemi se sbaglio, ho fatto una ricerca molto superficiale, che è questo Pluton,
Il token è in giro dal 2017, ha fatto il suo pump and dump da 2017, poi è semidefunta e adesso sta pompando probabilmente per la DeFi FOMO, suppongo. Non lo so, allora io sono assolutamente aperto a qualsiasi tipo di discussione e di confronto con voi, quindi ditemi che cosa ne pensate, però a me sembra un misto tra Crypto.com e Monolith che cerca di mettere un po' insieme i trend del momento, quindi magari un refuso del 2017 che ha accumulato un po' di liquidità e ha detto cosa facciamo? Sa, buttiamo lì una carta, facciamo un po' di servizi vari e cerchiamo di cavalcare un po' le onde. Poi magari è un servizio pazzesco, però a me sembra un po' ridondante rispetto a quello che c'è già e con condizioni neanche particolarmente favorevoli, perché io sinceramente non me la sentirei di pagare un canone mensile che ho visto discretamente alto, si parlava mi pare un minimo di 5 euro al mese per magari una carta che utilizzo poche volte l'anno, perché adesso non so voi con quanta frequenza spendete le cripto, però adesso da arrivare a pagare quasi come si paga Netflix per avere una carta per spendere le cripto, sinceramente non è, cioè ci sono opzioni migliori dove paghi magari una fee on demand e soprattutto non devi pagare il canone oppure la fee dell'1,75% per ogni scambio, che non mi sembra veramente il massimo, a cui poi va aggiunto il gas della blockchain Ethereum, che insomma si vanno ad accumulare delle spese a mio parere discretamente inutili. Sempre dipende da quanto uno la utilizza poi, perché chiaramente se mi dite io spendo in cripto 2000 euro al mese, allora vabbè, ci sono diverse necessità. E poi tutti quei discorsi lì dei cashback, a me non lo so, mi sembrano tutte quelle cose finalizzate soltanto a pompare il loro token. È la moda che ha lanciato Crypto.com, ha funzionato alla grande, e lui ha lanciato due token, neanche uno. E poi il discorso del cashback che viene dato ovviamente nel loro token, per loro è a costo relativamente basso, poi c'è l'incentivo al dare i loro token per avere appunto questi cashback e si crea un po' questo circolo di come dire, valore non dico artificiale, però di voler pompare un po' esageratamente il valore del token stesso. Non lo so, come modello è quello che va per la maggiore sulle carte, però a me non ha mai fatto particolarmente impazzire. Anche lì uno deve fare i suoi conti, mettersi lì, calcolare io quanto spendo, mi servono il cashback, quanto influisce rispetto al canone mensile, fare due conti e dire la carta che funziona meglio per me è quella col canone, senza canone, con le fees più basse, fees più alte, one time piuttosto che costanti, col cashback o senza cashback, l'ho già detto, insomma cercare di fare un po' una somma e vedere dove conviene andare a parare, che dire, a me non ispira più di tanto. Poi ve l'ho detto, sono aperto, assolutamente aperto a confronti. Salve a tutti, terzo live di fila, grande, sai cosa ti dico, ti sei guadagnato 5 shitcoin che ti accredito immediata subito, proprio perché hai fatto la tripletta, sei nuovo, mi sembra di aver capito, e quindi voglio darti questo benvenuto, tac, beccati qua, anzi ne hai 93 e io te ne aggiungo 7 che così arrivi a 100, via, quota 100, andiamo avanti. Dunque, Luca, RSR, l'altcoin che ci hai mostrato oggi su Telegram, dove l'acquisti? Allora, in realtà non l'ho ancora acquistata, perché la sto aspettando, magari tra poco andiamo a fare anche un po' di analisi sul grafico, però c'è su alcuni DEX, se non ricordo male, su Kyber ci dovrebbe essere. Prima c'era su, come si chiama, Uniswap, poi a quanto pare l'hanno tolta, da Uniswap hanno tolto quel pool lì, però l'ho vista su Kyber. In ogni caso, potete andare a vedere appunto su CoinMarketCap, RSR è la nostra Reserve Rights che oggi sta stornando un pelino, e qui nei market pairs si dovrebbe vedere. Allora, sui centralizzati spopola su Huobi, sul quale io non ho un account personalmente, altrimenti eccolo qua, Kyber Network recently, quindi c'è, vedete Uniswap però 489 ore fa, infatti se voi andate su Uniswap non la trovate, su Kyber sì, quindi è un DEX, non dovete fare molto, dovete semplicemente swapparla con i vostri Ether o con i vostri ERC20. Buonasera a tutti, ciao a tutti, gasati, bravo, mi piacete, mi state piacendo un sacco. Allocheresti il 50% del capitale in rendita passiva su Celsius e BlockFi? Quanto metteresti? Guarda, forse il 50% no, perché mi sembra un pelino troppo, a dir la verità, perché insomma
parliamo comunque di una fascia che è una fascia a rischio basso, parlando del mondo cripto ovviamente, però comunque rispetto al mondo tradizionale un po' di rischio c'è, perché si parla comunque di aziende molto innovative, di aziende fintech che hanno uno storico non troppo lungo e quindi magari può succedere qualche cigno nero, qualcosa, insomma bisogna sempre stare attenti a mettere in conto il possibile rischio di bancarotta, di insolvenza e simili dell'azienda stessa. Quindi il 50% no, però il 30%, il 20-30 della mia liquidità non avrei assolutamente problemi a metterci, ovviamente con il discorso della diversificazione. Quindi tu hai citato Celsius e BlockFi, io ci aggiungerei Nexo, sono le tre che utilizzo, e tra l'altro adesso ho fatto un po' di ribilanciamento del mio portafoglio complessivo e quasi quasi ci dedico un altro video, tra l'altro l'ultimo è sparito, fa parte di quelli cancellati da YouTube, che torneranno presto, sempre spero, oggi gli ho rotto ancora le scatole al support e io ormai non mollo, creerò un bot che ogni giorno scrive al support, allora mi cagate così. E no, niente, scherzi a parte, vi stavo dicendo che ho ribilanciato, come ogni mese faccio, il mio portafoglio cripto e ho incluso un pelino di DeFi, quindi quasi quasi ve lo condivido in uno dei prossimi video, perché no. Allora, ciao gasati e gasate, ciao anche a te, vai di sondaggio, fanciulli, fanciulle, per vedere il rapporto, vai, dai, guarda, direi che si è già palesato, se poi ci fosse qualcuna, secondo me anche, non ha neanche il coraggio di farsi vedere, ha quasi paura. Ciao Luca, tre live, terzo live, primo commento, grandissimo, mi fa molto piacere, ma VeChain quanto vuole salire, se anche lui sta spingendo parecchio? Ciao Luca, cosa ne pensi di fare dei video sui fondamentali di certe alt come RSR, RN, eccetera, di approfondimento? Guarda, mi sembra un'ottima idea. In realtà io ne avevo fatte, avevo fatto un video unico dove le ho impacchettate un po' tutte quelle lì. Non so se l'hai visto, probabilmente sì. In effetti non sono andato troppo nel dettaglio per non annoiare più che altro, perché ho visto che quando avevo fatto dei video un po' più tecnici su alcune altcoins, qualcuno mi ha detto, m'avevate scritto proprio, avevo visto che avevano avuto un pelino meno successo degli altri, proprio perché erano un po' più pesanti da digerire forse, e mi avevate consigliato, guarda, io fossi in te magari farei una panoramica così da stuzzicare l'interesse di chi appunto si vuole interessare a qualche progetto, e poi chi lo vuole approfondire ovviamente ha la testa per pensare e lo può andare a fare, chiaramente leggendosi tutti i documenti. Non lo so, se voi mi dite che vi interesserebbe ancora qualcosa di più dettagliato, col rischio di annoiarvi a parlare per 15-20 minuti di un progetto solo in maniera tecnica, magari lo potremmo anche fare, però attenti a quello che chiedete. Ciao, dai un'occhiata come fondamentali ad UOS, penso sia uno dei migliori competitor di Engine, una delle poche, AMD, PlayStation. Allora, UOS, me la devo segnare perché qua c'è il nostro VeChain holder che è l'insider delle altcoins. Allora, vediamo, c'è già qua su CoinMarketCap, Ultra UOS, eccolo qua, dunque me lo devo andare a studiare, già da un po' che c'è, in uptrend praticamente costante, legato al gaming, solo su Bitfinex, volumi scarsissimi tra l'altro, praticamente è una coin sconosciuta, rank 343, e dici che ha degli agganci col mondo del gaming, degli agganci abbastanza di livello, quindi parlavi di PlayStation addirittura. Non lo so, guarda, ci vado a dare un occhio e magari, se è il caso, approfondiamo un po', ok? Giusto per andare a dare spazio magari a qualche altcoin con del potenziale, così da trovare qualche gemma nascosta, ecco. Allora, porca miseria, Cardano, a chi lo dici? Se Cardano, va, basta. Anche a me piacerebbe vedere una tua opinione su Plutus. Io l'ho fatta intanto. Vabbè, guarda, spero che ti sarà utile. Anzi, se poi mi vorrai dire la tua opinione dopo averla usata, fammelo sapere, che così mi dai un'opinione concreta. Io non ho intenzione, dico la verità, di farla ora come ora. Magari poi cambio idea, ma per adesso la mia idea insomma è questa. Celsius Network offre garanzie sufficienti sui depositi? E allora si appoggia a Fireblocks come provider di servizi di custodia. Allora vi faccio vedere Celsius Network, praticamente prima si appoggiava a BitGo,
che era appunto un servizio di custodia, che significa che loro i cold wallet ce li hanno gestiti da BitGo, quindi i fondi depositati nei cold wallet sono in tasca a BitGo, che offre una assicurazione di 100 milioni sui fondi che detiene, uno dei servizi. Non utilizzano più BitGo, adesso sono passati a Fireblocks, eccolo qua, e dunque, praticamente Fireblocks è un servizio simile che offre un servizio di custodia con protezione. In questo caso l'assicurazione, avevo letto da qualche parte, che raddoppiava, non erano più 100 milioni ma 200 milioni. Attenzione, perché ovviamente non è che è un'assicurazione dall'insolvenza, da chissà che cosa, è un'assicurazione se succede qualcosa ai fondi depositati, ok? Quindi è un servizio ulteriore di custodia, che chi li detiene si impegna a detenerli seriamente, pena il pagamento di questa assicurazione. Se volete approfondire, appunto, andate a dare un'occhiata a Fireblocks, che è questa azienda che si occupa della detenzione, per l'appunto, dei fondi depositati su Celsius Network dai vari utenti. Dunque, Luca, la conosci la piattaforma Nash? Sì, qualcuno me l'ha già shillata in passato, me ne avete parlato, però ti dico la verità, è interessante, però fino a un certo punto, perché ha dei volumi completamente irrisori soprattutto, quindi non lo so, mi sembra abbastanza morta, non ci trovo un suo perché, ti dico la verità, non la userei mai, ci sono degli spread ciclopici, volumi e liquidità infime e quindi per me no. Una domanda da principiante: se identifico un altcoin che mi piace ma in posizioni molto basse e non la trovo nei principali exchange, come posso fare a capire chi la scambia? Allora, guarda, io di solito, te l'ho detto, vado su CoinMarketCap, che è un po' il sito di riferimento che tutti noi conosciamo, e andando a cercarla da qua, insomma, te la cerchi, che ne so, giusto che parlavamo di Celsius, ci clicchi e poi qua sotto su Market Pairs vedi dov'è scambiata e puoi mettere in ordine per volume, ok? Quindi mettendo in ordine per volume vedi laddove se ne muove di più, che ovviamente tendenzialmente è l'exchange dove conviene scambiarla, perché se la vai a scambiare su exchange con volumi pressoché nulli c'è il rischio slippage, il rischio spread più alto, insomma ci vai a perdere qualcosina nell'acquisto e nella vendita fondamentalmente, quindi questo è un po' quello che io tendo a fare. Poi ovviamente se vedi dei nomi un po' più importanti, come possono essere Binance, come possono essere, che ne so io, Coinbase, Bitfinex, insomma quelli lì sono preferibili solitamente agli altri per questioni di sicurezza. Dunque, ogni volta mi perdo. Ciao Luke, si possono chiudere posizioni sulle opzioni su Deribit prima della scadenza? Assolutamente sì. Tra l'altro ci sono due metodi per chiudere le posizioni su Deribit prima della scadenza. Il primo è ovviamente, se hai comprato l'opzione, rivenderla, se l'hai venduta ricomprarla banalmente, e però c'è un però, perché a volte i mercati delle opzioni sono un po' illiquidi, quindi se uno ne compra una, due, tre non è un problema, se uno ne inizia a comprare 50, 100 e inizia a fare operazioni, il prossimo che mi chiede di Cardano, sto vedendo ancora i vostri messaggi, lo banno subito, no scherzo, che l'ho missato e mi è rimasto qua Cardano, poi ci arriviamo. Stavamo parlando di opzioni. Se qualcuno invece apre delle posizioni grosse sulle opzioni, può convenire fare quella che si chiama chiusura sintetica, però forse è un po' più avanzata, diciamo così. Cosa significa? Significa che se uno ha una posizione appunto sulle opzioni che dà un certo tipo di andamento, può andarla a chiudere sinteticamente utilizzando i future, quindi che ne so, se c'è un profilo di guadagno lungo la crescita del prezzo, si può andare a shortare dei future per andare ad ottenere fondamentalmente una linea piatta e andare a congelare la posizione del momento. Il metodo più facile ovviamente è la vendita o il riacquisto, se si è shortata, dell'opzione stessa. Allora, appena iscritto a Celsius con il tuo ref, grandissimo, io lo scillo sempre i miei referral link, ma a parte gli scherzi, sapete che in primis non condivido mai truffe, scam e robe del genere, perché sapete che le detesto, e in secondo luogo io metto a disposizione tutto in maniera completamente gratuita e sarà sempre così, non troverete mai video solo per chi paga un abbonamento, video solo per chi paga i video on demand eccetera eccetera, ma sarà sempre tutto a disposizione sul canale YouTube o laddove sarà il caso di metterlo, se YouTube si continuerà a mettere di traverso.
E quindi, insomma, il modo per contribuire alla crescita della nostra community, oppure semplicemente anche se volete esprimere gratitudine in una maniera più concreta, è utilizzare i miei referral link in modo da farmi guadagnare qualcosina dalle vostre operazioni, e per voi è assolutamente a costo zero. E quindi a te intanto ringrazio per aver usato il mio ref di Celsius, che tra l'altro ti ha fatto anche intascare $20, diciamolo un po'. Allora, complimenti per il Forex, grazie, guarda, adesso è un percorso da iniziare, vediamo come va, sono curioso, oggi ho iniziato a andare a leggere un po' le strutture dei grafici che c'erano, mi sono confrontato con un po' di persone più skillate di me sul canale Discord per vedere un po' cosa ne pensavano, eccetera, eccetera, adesso nei prossimi giorni cominciamo con l'operatività concreta. Ciao Luca, cosa pensi di Stellar? Un mesetto fa eri positivo, come lo vedi ora? C'è da vedere il grafico, che però, se non erro, non ha rotto a rialzo, anche perché ci avevo messo l'alert e non mi è mai arrivato, e quindi secondo me è da posticipare l'eventuale entry. Dunque, magari per la DeFi converrebbe guardare o tradare l'indice che c'è su FTX invece dei singoli progetti? Guarda, dipende, ti dico la verità, perché l'indice che c'è su FTX è un indice, per l'appunto, quindi è speculativo, cioè se tu credi in un singolo progetto ha senso andare ad acquistare spot magari quel progetto lì, che magari ti dà dei vantaggi in più, come ad esempio la partecipazione nel progetto stesso, una quota delle fee pagate dagli altri, insomma a detenere il token ovviamente non è la stessa cosa che avere un prodotto derivato sui vari token. Inoltre attenzione al perpetual, se utilizzate il perpetual, perché c'è il funding in mezzo, e se si va ad acquistare il future invece quella scadenza, attenzione alla scadenza per l'appunto e all'eventuale premium che ci potrebbe essere, perché un future è come dire distanziato temporalmente, quindi prezza anche questa cosa qua, quindi bisogna fare un po' tutti i conti. Dipende, se uno vuole banalmente speculare sull'andamento della DeFi, indice tutta la vita. Se uno vuole investire nella DeFi e magari conosce alcuni progetti, perché non metterseli in saccoccia? Non c'è niente di male, così non deve star lì a rinnovare ogni volta i future quando scadono, andare a pagare il funding, eccetera, eccetera, eccetera. Eccoci, mitico, prima anche per me, complimenti, grazie, mi fa piacere quando vedo gente nuova, io mi gaso, non so perché, mi gaso un sacco. Ciao a tutti, prima live su Twitch, è grande anche tu. BNB potrebbe beneficiare del lancio della piattaforma Cava oppure no secondo te? Guarda, BNB secondo me non ne risentirà più di tanto, anche perché al momento non è che stia andando benissimo, quindi dipende un po' anche da quello. BNB ovviamente dietro di sé ha un ecosistema che è talmente, come dire, avanzato che non ha bisogno anche di Cava, nel senso BNB dà una marea di vantaggi sull'exchange Binance. Sì, magari Cava potrebbe essere un altro use case interessante, però c'è da vedere se li si va a fare il mining su Cava, anzi lo so già la risposta, cioè se sono ancora disponibili i vantaggi su Binance, che secondo me la risposta è no. Quindi io ad esempio che detengo i miei 500 BNB per andare a per fornirvi il referral link che vi dà il 20% di sconto sulle fees per sempre, vi ricordo, e che ovviamente fa guadagnare anche a me perché converte molto meglio di un referral link normale, cioè dà il 20% di sconto agli utenti, dici poi a un quinto delle fees in meno uno gli viene voglia di utilizzarlo. Io non mi sognerei mai di spostare i miei BNB su Cava e andare a rinunciare a questo benefit qua, insomma è il discorso, è un po' questo, il BNB serve un po' anche a quello. Ciao Luca, gasato ai massimi, mitico, ciao a tutti. Oh, qui qualcuno si abbona e ne approfitto per shillare anche questo, che insomma un altro modo per sostenere la nostra community è abbonarsi a Twitch, se avete al mio canale Twitch, se avete Amazon Prime l'abbonamento è completamente gratuito, dovete attivare Twitch Prime e poi cliccare abbonati qua sotto, è come farmi una donazione al mese, per voi a costo zero, però attenzione, va rinnovato ogni mese, quindi ricordatevi di farlo perché a voi non costa niente, e se magari usate Twitch solo per seguire me e non vi abbonate, è come buttarla via sotto un certo punto di vista. E grazie di cuore a chi si abbona, è un piccolo mattoncino, insomma tutto fa, la community è bella perché ognuno contribuisce nel suo piccolo e poi viene fuori una cosa molto bella, insomma.
Ciao, quando pensi che inizierà veramente la bull run di Bitcoin? La domanda da 1000 Bitcoin questa, eh? Qui qualcuno, attenzione, fermi tutti, ha stampato 2 euro, perché c'è l'altro modo anche per contribuire, ovvero fare una piccola donazione che, come vedete, stampa moneta, salta fuori la Fed che continua a stampare moneta ai massimi e quindi voi contribuite a inflazionare tutto quanto e la buttate nel mercato cripto dandola a me, quindi pompate Bitcoin in questo modo. Allora, ritorniamo alle vostre domande, torniamo seri. Quando pensi che inizierà veramente la bull run di BTC? Allora, è una domanda a cui non ti so rispondere, chiaramente, però ti do una risposta che secondo me è, potrebbe essere una via di mezzo tra la predizione e il non. Nel senso, se andiamo a rompere a rialzo questo range, andiamo a superare i 10.250, tra poco analizziamo il grafico e tocchiamo con mano, allora direi che potrebbe partire veramente una bull run interessante. Altrimenti, se andiamo a rompere a ribasso, mi sa che dovremo aspettare ancora un bel po'. Ok? Con Interactive Brokers devi fare il dichiarativo, giusto? Sì, come tutte quelle aziende, quei broker che hanno sede fuori dall'Italia, non sono sostituti d'imposta e di conseguenza devi occuparti tu degli aspetti fiscali, dei guadagni che fai e degli utilizzi che fai. Plutus, basta un nome più noto che sponsorizza Nike, la carta che tutti vanno ad abboccare. Ma in realtà, oddio, adesso ho visto tutti questi perks qui che ci sono, ma ovviamente non ci sono partnership con Nike né niente del genere, sono dei perk che hanno introdotto loro, vanno di moda anche queste, come ad esempio la crypto.com, ti paga l'abbonamento Netflix, ti paga Spotify, eccetera, eccetera. Sono quelle cose che gli sono permesse dall'alto livello di liquidità che hanno grazie al loro token. È un po' quel sistema lì che a me non fa impazzire, però sta funzionando, ecco. Per Plutus le cripto le spenderai sempre se posso avere cashback, no? Dunque, non ho capito cosa intendi, nel senso tu spenderesti le cripto solo per avere cashback, cioè a sto punto conviene tenerle, per quel 2-3% di cashback, cioè non stiamo parlando di capitali che, cioè è come avere uno sconticino sugli acquisti che fai, niente di più, niente di meno. Domanda, secondo te Comp è ancora in piena bolla oppure ha scaricato? Aspetta, anch'io sono al terzo live di fila, grande, terzo live di fila, qua facciamo tutti le triplette, ho capito, vuoi le shitcoin anche tu? Dai, te ne do 5, facciamo così, 5 shitcoin anche a te. Allora, comunque, avevi anche chiesto una cosa, se non erro, aspetti, sto dando le shitcoin, su Comp. Allora, Comp, non saprei, cioè è un grafico veramente difficile da approcciare, perché è nuovo, cioè un grafico appena nato, e quindi andare a operare su un grafico così diventa stracomplicato. Sa, cominciamo a buttare, no, l'occhio sui grafici tra poco, facciamo ancora 4 minuti di domande, perché siamo a 41, e poi mi sono segnato, allora, Tezos, Comp, poi ricordatemele di volta in volta, perché così andiamo a... insomma, a vedere tutte le altcoins una dopo l'altra. Facciamo il blocco domande introduttive e poi il blocco analisi, quindi il blocco domande sui grafici. Ma quando arrivi a 1000 follower farai anche qui il giveaway? Ma guarda, quasi quasi, visto che adesso ho spostato buona parte di queste attività a stretto contatto, diciamo, su Twitch, potrebbe essere un'ottima idea. Ciao omonimo, Not Luke, si chiama, mitico. Puoi parlare del convegno sulle cripto a Bologna di ottobre-novembre? Sono interessato. Immagino che tu stia parlando della Crypto Conference. Che dire, è un... cioè, vieni, punto. Se sei interessato al mondo cripto, vieni. È un incontro dove parlano le persone più rilevanti del settore, parlano persone con diverse competenze, quindi magari i rappresentanti delle aziende che lavorano nel settore blockchain, che hanno fatto qualcosa nel settore blockchain, di exchange, del settore finanziario, quindi poi gli aspetti legali, si discutono gli aspetti fiscali, gli aspetti economici, gli aspetti etici, sociali, insomma ci sono veramente degli speech talmente variegati che è difficile dargli un taglio, ed è il suo bello, no? Ci si trova in una situazione con altre persone accomunate dallo stesso interesse, conosci veramente un sacco di gente, è una cosa bella già solo quella per quanto mi riguarda, e nel frattempo ascolti persone del calibro di insomma tecnici, avvocati, economisti, CEO, persone importanti che hanno esperienza nel settore, quindi da un lato ti gasa perché ti fa vedere quanto questa industria è viva, cioè non è solo la speculazione del prezzo che sale e scende, ma è proprio viva, nel senso c'è
gente che ci lavora duro, che ci investe la vita in queste cose, e dall'altro lato è bello proprio perché conosci un sacco di gente che ti fa vedere che c'è una community molto legata, insomma ci si trova lì e sembra già quasi di conoscersi da una vita. Poi per me è diverso perché a me anche a voi sembra già di conoscervi tutti, ormai quando leggo i vostri nickname mi immagino che faccia avete tra un po', però poi vedervi dal vivo è veramente il massimo, quindi io ovviamente ci sarò, e sul mio canale Telegram e anche sulla mia pagina Facebook nel post pinnato trovi il mio codice sconto per avere uno sconto del 15% sul biglietto, che arriva a costare 40 euro praticamente, che insomma è inutile dire che li vale tutti davvero, lo dico in maniera disinteressata. Allora, buonasera a tutti, il mio primo live, cosa ne pensi di Phantom? Allora, innanzitutto benvenuto, spero che apprezzerai il live e che tornerai. Phantom non lo conosco, ti dico la verità, però se vuoi possiamo buttare un occhietto sul grafico. Phantom, abbiamo detto, faccio questo strappo alla regola giusto perché è il tuo primo live, altrimenti sai che le analisi le faccio dopo. Che dire, sta sparando, ha fatto due candelozze una dopo l'altra, sai mica il motivo? È successo qualcosa? Non lo so, perché detto così direi ovviamente di attendere il contromovimento di questa esplosione, che da sola insomma può essere tutto, può essere niente, e vedere fin dove arriva soprattutto. La resistenza più importante si trova in questa zona, che per ora sta respingendo, vediamo, perché se dovesse flettere ci potrebbe essere come zona d'ingresso ad esempio questa, per dirne una, però c'è da capire ovviamente la portata di questo progetto, cioè se ha senso, se non ha senso e se è solo un fuoco di paglia o un pump and dump. Bene, chiusa parentesi. Allora, vedo che siamo arrivati a 45 minuti, quindi io andrei a fare le analisi dei grafici. Mi fa molto ridere quando mi analizzate il vestiario. Questa la leggo. Sto cercando di capire il significato della t-shirt. Scollatura provocante su verde bosco. Ribasso soft. In realtà non lo so. In effetti è verde, quindi no. Pump. Verde uguale pump. Rosso uguale dump. Non ci sono mezze misure. Poi ci sono quelle esotiche, tipo la camicia, la famosa camicia hawaiana, che vuol dire lì veramente bull market all'infinito. Allora, io volevo vedere se c'era qualcosina da guardare ancora prima di andare a saltare ai grafici, ma direi che possiamo dunque andarli a vedere immediatamente. Sto scrollando un attimino la chat al volo. Alla Coinfrest li facciamo noi i sondaggi. Secondo te qual è il mio nickname? Bello, mi piacerebbe. Anzi, fatelo, mi venite a cercare, mi vedete, mi trovate, mi dite indovina chi sono, e se indovino mi date qualche shitcoin, come vi sembra. Ok, bene, allora cominciamo pure con le analisi. C'è differenza tra biglietto business VIP e visitor? Trovi tutto sul sito, insomma, nella pagina dei biglietti, vedi la differenza. Dipende cosa ti interessa, cioè ci sono alcune, in uno c'è anche la cena, in uno c'è anche l'aperitivo, dipende da quanto vuoi goderti l'evento, ecco questo. Ma oggi ancora nessun sondaggio, hai ragione, adesso penso a un sondaggio mentre facciamo, cioè sondaggio, beh, mentre analizziamo il mercato penso a un sondaggio da fare, ok, così anche oggi non ce lo facciamo mancare. Allora, partiamo da Bitcoin, ovviamente. Allora, Bitcoin è ancora nello scenario di range, quindi anche oggi ce la sbrigheremo abbastanza in fretta con l'analisi di Bitcoin. Andiamo a mettere qualche tassellino in più. Allora, abbiamo detto che ci troviamo in una fase a volatilità in crollo, volumi in crollo. Quindi, che dire, compressione ai massimi, c'è da aspettare qualche segno, qualche partenza, qualche scoppio. Nel frattempo magari andiamo a vedere anche l'open interest, che ci potrebbe essere utile per valutare quanto si sta accumulando di benzina sul fuoco. Nel frattempo che si apre SKU, che più o meno ci metterà 4 ore e mezza visto che è pesantissimo, andiamo a vedere il grafico da vicino, cioè che cosa ci dice di nuovo. Allora, io andrei a incentrare l'analisi su quanto detto anche l'ultima volta riguardo ai segni e alle impronte che l'offerta ha lasciato. Sono 1, 2 e 3.
per quanto mi riguarda. Sono impronte che danno all'interno del range un leggero bias ribassista. Per quale motivo? Perché fondamentalmente questi setup, questi movimenti, si chiamano sweep, vengono chiamati sweep. Cosa significa? Vi faccio un disegnino che forse è più chiaro. Allora abbiamo, immaginatevi, una resistenza, un supporto molto importante, che è storico, un supporto che è valso in passato, supponiamo, e arriviamo a lateralizzare vicino adesso. Allora, uno sweep fondamentalmente è un movimento così. Quindi andiamo a romperlo e lo perdiamo, un falso break volendo. E può avvenire o con la chiusura della candela o con la shadow. In particolare, quando c'è una shadow, poi può avvenire un altro di sweep, ma diventa uno sweep solo se si supera la shadow. Praticamente è l'andare a pescare liquidità. Il discorso dei pool di liquidità l'abbiamo già fatto tante volte, ok? Che quando c'è un livello di supporto resistenza, sopra di esso si forma liquidità. Quando viene eseguito uno sweep, la liquidità viene mangiata, lo sweep si genera proprio da quello, perché si va a rompere la resistenza, si fa scattare gli stop che sono qua sopra, si va a triggerare gli ordini di chi è un breakout trader e poi chi ha triggerato il tutto, quindi grossi capitali, vanno a fare dei sell off respingendo il tutto in dentro e fillando i loro short a zero slippage o quasi, quindi senza far movimentare il prezzo di troppo. La differenza è che se una balenottera va a shortare con 100 milioni di dollari a un livello costante senza particolari movimenti, tipo se lo facesse adesso, probabilmente farebbe dampare il mercato, quantomeno in maniera istantanea, repentina. Se invece uno lo fa quando va a triggerare della liquidità, cioè va a generare tanta liquidità in uno spazio ristretto, ci dampa sopra e non va a ottenere questo movimento marcato del mercato, e lui ci guadagna. Perché? Perché shorta ad un prezzo più alto in media senza abbatterlo durante l'esecuzione del suo ordine. Quando viene eseguito il primo sweep, quindi così, tac, la liquidità viene mangiata, ok? E quindi si passa a una fase successiva. Da qua in poi la liquidità verrà creata sopra alla shadow precedente, ok? Fondamentalmente diventa un po' così la situazione. Quindi da un lato mette maggior difficoltà ai bulls, perché devono andare a fare un colpo di reni un po' più forte per andare a innescare liquidità che potenzialmente potrebbe fare da palla di neve e andare a generare un movimento poi più marcato. Dall'altro canto invece rende, come dire, più aggressivi i bears, proprio perché sono forti di tutti questi short che hanno fillato all'interno di questo sweep di liquidità. E quindi sappiamo che abbiamo una posizione del mercato che è, quantomeno nel brevissimo, nell'ultimo periodo, è più net short, cioè si sono andati ad aggiungere degli short. E questo cosa ce lo dice? Il fatto che banalmente qua è stato riassorbito il movimento e ovviamente questi short sono in profitto, non sono verosimilmente stati ancora chiusi, magari qualcuno sì, non sono stati stoppati, e quindi di sicuro una buona quantità di pressione ribassista in attesa o in speranza di andare a fare un ulteriore ribasso, un ulteriore leg down, sono assolutamente presenti. E quindi questo è il discorso di un singolo sweep. In questo caso ne abbiamo avuti tre concatenati di sweep, 1, 2 e 3, quelli lì che vi ho segnato con le punte verdi, tutti con a livelli più bassi, vedete, tra l'altro tutti in corrispondenza delle resistenze chiave barra supporti, dipende da che lato li si guarda. Il primo era questo, che ovviamente era il prima, questo era il range high, vedete, questo livello era il massimo locale. Poi si era formata una sacca di liquidità sopra, in offerta chiaramente. La domanda era riuscita a vincerla, l'ha penetrata, ha rotto il livello chiave qua e ha generato l'impulso rialzista, quindi la prima palla di neve. E da lì è arrivata proprio l'offerta, che probabilmente ha aiutato in questa opera di manipolazione, e ha fillato una quantità industriale di short. Guardate questa candela, è veramente una cosa disumana, ok? Vedete che hanno dampato sui denti proprio a tutti. Qua con buona probabilità ci sono stati anche dei take profit degli short. Perché? Perché comunque ha coperto tutta l'espansione del range, quindi
da range high a range low è tranquillamente un target di uno short, che chi comunque bastona con così, con un size così alto, non cioè magari non chiude tutta la posizione subito, però non aspetta chissà quanto, di sicuro gli porta a casa un guadagno notevole, e soprattutto perché ha una manipolazione discretamente facile, cioè si era creata FOMO qua, che chi voleva manipolare sapeva benissimo che andava a triggerare una quantità pazzesca di stop loss, tra cui il mio, mi ricordo che era stato triggerato proprio lì. Dopodiché, allora, abbiamo fatto questo primo sweep creando questo livello, quindi questo adesso è il livello che va considerato principalmente come top locale. Questo primo sweep, secondo sweep, vedete, ha provato di nuovo a rompere la resistenza sempre dei 10.000 ed è stato dumpato, quindi offerta che difende il livello di prezzo, è un bel segno di offerta questo. Terza cosa, alla resistenza dei 9.520, attacco da parte della domanda, dump da parte dell'offerta che difende quel livello lì. Quindi c'è un trailing, come dire, una trailing selling pressure, chiamiamola così, che significa che banalmente l'offerta ha interesse a difendere i suoi livelli di prezzo e finora ce la sta facendo alla grande. La domanda adesso diventa: quando è che l'offerta vuole chiudere le sue benedette posizioni? È da vedere. Nel momento attuale c'è stata un'altra difesa da parte dell'offerta, seppur più debole ovviamente delle precedenti, che è qui. Guardate, avevamo formato questo piccolo bottom locale a 9.250 che poi era stato attaccato, c'è stato uno sweep da parte della domanda qui, c'è stato un altro attacco, insomma si è formato un pool di liquidità qua sotto, diciamola, vediamola in questo modo, poi un tentativo d'attacco da parte della domanda che magari aveva accumulato un po' di posizioni qui. Nel frattempo l'offerta ha swipato di nuovo, quindi hanno fatto quest'altra punta che ha dumpato di nuovo in basso, siamo ritornati all'interno di questo range nel quale ci muovevamo e poi c'è stato un attacco al pool di liquidità, questo, ok, che si era formato appena prima. Non è stato totalmente bucato, però è stato fatto uno sweep low qua, vedete, tac, questa puntina qua, con poco vigore della domanda, quindi se paragonate ad esempio questo con questo o questo, si vede chi vince, ok? Si vede un po' chi ha il coltello dalla parte del manico per il momento. E pertanto cioè, c'è stato questo segno di offerta qui, però vedete che questo pool di liquidità non è stato bucato completamente, ci troviamo al suo interno, è stato assorbito ma non c'è stata una bastonata definitiva dell'offerta. Il punto è che adesso ci troviamo in una situazione di questo tipo, siamo molto vicini al range low, che è un livello di prezzo che deve reggere, deve proprio farlo, perché se lo perdiamo, ahimè, cioè trasformiamo tutta questa in una distribuzione, è veramente brutta, brutto come scenario. Cioè ci potrebbe succedere che ovviamente all'approccio con range low si innescano dei falsi movimenti, anzi è altamente probabile, quindi io terrei gli occhi puntati proprio su quelli nel caso in cui si volessero aprire delle posizioni long. Adesso che ci avviciniamo finalmente agli estremi del range, diventa più interessante l'andamento, quindi diventa più interessante innanzitutto un possibile long volatility, perché finché si è in mezzo la probabilità è minore di innescare movimenti forti, proprio perché c'è un equilibrio maggiore. Quando ci avviciniamo al range low o al range high, magari ci sono dei colpi di reni dell'offerta, in questo caso, che cerca di bucare il range low, tira giù delle milionate in short cercando di bucare sto benedetto range low, e poi la domanda si presenta e magari ce la fa e l'offerta si ripresenta, insomma si vede un crescere di volumi di solito quando partono queste bagarre tra domanda e offerta, cose che accadono tipicamente agli estremi dei range, soprattutto range così importanti. Quindi può diventare interessante adesso valutare un long volatility. Tra parentesi, il mio l'avevo rollato fino al 31 di luglio, quindi ho una posizione long volatility con opzioni a scadenza 31 luglio, delta neutral sempre, perché il delta lo tengo sempre net long con edge 10% short, che ho aperto a prezzo medio 9.003 e qualcosa, insomma più o meno a metà di questo rettangolo rosso, non ricordo esattamente quanto, e ovviamente l'intento di aumentarlo nel caso di perdita confermata
del range low stesso, proprio perché insomma non è proprio cosa tenere aperto un net long al 90% con una rottura a ribasso di un range che è durato mesi. Occhio, ecco, soprattutto se diventa un double top fondamentalmente, perché vedete qua abbiamo un massimo precedente, stiamo andando a fare questa formazione qua che se poi la rompiamo a ribasso diventa una mega distribuzione, cioè ok, bello pensare alla bull run, però bisogna pensare anche agli scenari che ci piacciono meno, non bisogna fare negazionismo e dire ti viene in mente, ma potrebbe scendere a ribasso, no, bull run, no, mi raccomando, fate i trader, non i moon boys, perché altrimenti vi fate del male. E quindi il discorso è proprio quello, bisogna vedere l'approccio con range low e tenere gli occhi puntati su dei setup potenzialmente interessanti. Quali? Allora, lo sweep del range low innanzitutto, quindi il bucare il range low e ritornare dentro, il bucare il range low, fare un po' così e ritornare dentro, questi sono tutti setup long, attenzione, che sono quelle cose che vi dicevo all'inizio del video, del live, che potrebbero darci un gigante vantaggio rispetto al mercato, perché se riusciamo a non cadere vittima di una cosa del genere che fa shortare molti, perché dicono boh, abbiamo perso il range low, no, bisogna aspettare le giuste conferme, perché spessissimo nelle cripto si assiste a questi andamenti qua in corrispondenza dei livelli di prezzo chiave, in particolare se vediamo dei volumi su quest'area altissimi, ok, durante il dump, volumi alti, e poi qua vediamo una tacita continuazione di volumi. Allora cosa deve succedere? Punto esclamativo, attenzione, probabile falso break, occhi puntati sul reclaim del range low e bam con long, perché lì diventa veramente una posizione da leccarsi i baffi, davvero. E quindi questo è un possibile scenario, ve l'ho detto, lo sweep, quindi una sorta di fail swing, un bel candelone che arriva il più giù possibile, beh, più va giù e meglio è, fa scattare tantissimi stop e poi ritorna dentro e chiude qui, un altro sogno, long subito su un andamento del genere, cioè io quantomeno lo farei, diventa un'occasione speculativa insomma, e si scatena turbolenza, c'è da vedere come si risolve. Ovviamente ci sono anche gli scenari negativi, quindi se c'è un bel dump, io con un range così importante mi aspetto che l'offerta, se dumpa qua, dopo magari c'è un attimo di indecisione o flessione in questa maniera, ma dura poco, che c'è un'altra botta ribassista, quindi la seconda leg down, il follow up appunto di volumi a ribasso conferma la visione ribassista, quindi ovviamente c'è la possibilità di aprire degli short anticipatori qui col rischio, come vi ho detto prima, di poi farseli stoppare, niente di più facile, o altrimenti aspettare di vedere un altro segno dell'offerta, magari si guarda sul daily questa prima botta, si vede che va un po' così, si va a zoomare sul 4 ore, sul 2 ore, quello che è, e si cerca dei setup short lì, e se li si trova si aprono posizioni eventualmente poi sulle quali fare compounding e accrescere nel caso in cui si propaghi l'andamento ribassista anche sui time frames maggiori. Questo è quanto. Una cosa che potrebbe valer la pena vedere, che non abbiamo visto l'ultima volta, è il grafico mensile. Che ne dite? Visto che comunque oggi è il 3 di luglio, abbiamo chiuso la candela di giugno, andiamo a vedere come l'abbiamo chiusa. Allora, francamente non mi è dispiaciuta la candela di giugno, perché come vedete abbiamo praticamente una situazione simmetrica pazzesca tra queste candele qua, guardate che roba, è veramente sono specchiate, diciamo, e abbiamo un pool di liquidità qua sopra innanzitutto, che è il primo livello di resistenza, che nasce anche da qui tra l'altro, dopodiché abbiamo come livello di resistenza i 10.700 e dopodiché il massimo locale ai 14.000, quello del 2017, insomma siamo già lì, poi vedete che c'è un tripudio di shadows nel 2017, ma non va avanti all'infinito, questa è una linea verticale che ho tirato io, però giusto per far capire che insomma la situazione è quella. E quindi fondamentalmente la riconquista di questo high degli 11.000, diciamo, implica
Sì, lo scenario di Nuova Bull Run. Oserei proprio dire che andare a riconquistare un livello di prezzo del genere con una chiusura potrebbe tranquillamente essere un segnale di Nuova Bull Run. Questo potrebbe questa cosa simmetrica, che è appunto puntiforme, le configurazioni puntiformi sono molto eloquenti spesso, potrebbe diventare uno sweep su time frame mensile. Riflettiamoci, guardate questi due supporti, 7100 e 6350, come sono stati trattati. Cioè l'abbiamo penetrato e subito la domanda si è palesata. No, tu qui non ci stai, torni su, l'emoji di Gandalf arriva fuori, tu non puoi passare. E lo rispara subito verso l'alto, sempre con target, questo pool di liquidità che abbiamo capito è molto molto sentito. La candela di giugno ha pescato di nuovo da questo pool di liquidità senza andare a fare dei nuovi massimi sulla shadow, quindi senza tecnicamente un altro sweep, e un body che invece è ribassista ma poco, quindi non aggiunge veramente niente, è un tentativo poco sentito di attaccare il pool di liquidità. Quindi è una candela inutile, fondamentalmente quella di giugno, non aggiunge assolutamente niente, fa vedere che c'è stata domanda, fa vedere che l'offerta ha arginato la domanda, ma si è limitata a quello. L'offerta non ha inglobato il body di questa candela e quindi non ha dato direzionalità, ecco, diciamo così. Quindi la sfida sul mensile rimane sempre a riconquistare gli 11.000, punto. Facciamola semplice, è tutto qua. Basta, allora adesso andiamo sulle altre altcoins, che così posso poi anche ritornare un po' da voi a leggere le vostre domandine. Andiamo a vedere le altcoins che sto seguendo. Allora, partiamo da quelle su cui ho una posizione, quindi Ether, che è sempre insomma all'interno del suo range, che non sa bene neanche lui cosa combinare. Ether Bitcoin, come vedete, c'ha il suo range high, che è quest'area qua, 0,0025, con pool di liquidità soprastante. Questo è un classico sweep, ad esempio, vedete? Ha sweepato la precedente shadow, ha chiuso a ribasso. Questo era un bel setup short, ad esempio, speculativo. E tu dirai, bravo, e tu stai long. Sì, io in realtà sono long da mo', quindi non ci sono neanche stato troppo dietro. E il mio long si dovrebbe chiudere qua sotto, cioè allo stop loss sotto a questo cluster, e basta, fondamentalmente. Per chi non ha ancora aperto una posizione, vale la solita regola che questo range diventa un ottimo decision point, nel senso che romperlo a rialzo fa un higher high rispetto a questo, quindi è un bel long; romperlo a ribasso fa un lower high, e quindi è un'opportunità di short, fondamentalmente. Altrimenti ci sono le operatività all'interno del range. Guardate, tra l'altro Ethereum non è male all'interno dei range, perché guardate anche qua sotto, ha sweepato, tac, ha chiuso qui ed era un setupino long anche questo. Quindi potrebbe essere interessante. Piccola parentesi, avevo fatto un video sui setup dentro al range, dove ci sono dentro un po' tutti questi discorsi che facciamo sugli sweep, i failure swing, eccetera, eccetera, eccetera. Se vi va di recuperarvelo, lo trovate proprio sul mio canale, quindi cercatevelo. Dunque, avevo lasciato anche in sospeso l'open interest con il nostro amico Skew. Andiamo a vedere com'è messo. Dunque, vediamo quanto ci mette a farmi friggere il computer. Allora, open interest 700 milioncini, niente male. Oh, sta ricominciando a partire, l'open interest sta arrivando. Vi ricordo che il punto di massa critica è vicino al miliardo. Dopo il dump di marzo eravamo arrivati a 300-400 milioni, adesso siamo in crescita lenta ma costante, quindi si accumula benza sul fuoco. Andiamo avanti. Allora, altre posizioni. Abbiamo Cava. Andiamo a vedere Cava. Cliccaci, ok. Allora, Cava, io sono entrato a 11.900 circa di prezzo medio e ho chiuso una parte della posizione, come avevo detto l'altro giorno su Discord, il 1° luglio, cioè anzi in realtà il 30 di giugno, proprio perché mi aspettavo, cioè, il discorso che il 1° luglio doveva uscire la possibilità di fare mining di BNB per generare la loro stablecoin. Alla fine non è accaduto perché hanno posticipato questa cosa, hanno votato di posticipare perché c'era un problema di squilibrio tra gli holder di BNB, insomma non mi ricordo neanche bene che cosa. Fatto sta che io non lo sapevo, ovviamente, ma ho chiuso il giorno prima perché mi aspettavo un sell the news, banalmente, che spesso accade. Il giorno che avviene un evento, c'è il dump di chi vende proprio la notizia. E quindi una parte
parte un metallo l'ho chiusa, il resto però è rimasta tranquillamente aperta. E lo stop loss al momento lo ho alzato secondo la mia regola, che quando si forma un higher high io sposto lo stop loss all'higher low, e di conseguenza l'ho alzato qua sotto a questa area, ok? Quindi qui, tac, eccolo, e basta. E adesso stiamo a vedere, perché ovviamente se va a fare un'altra leg down non è che ho tanta voglia di rimanerci dentro, vediamo, anche perché la data è da destinarsi adesso del minting. Poi Ren, che non ho la posizione ma la sto seguendo, che purtroppo sembra che abbia già voglia di ripartire, però io la stavo osservando per un possibile entry long qua dentro all'interno di quest'area. Vedete, abbiamo il top del movimento storico, e qua sotto abbiamo quest'altra zona di supporto che sul settimanale equivale a una chiusura, e quindi io avevo pianificato di andare a buttare degli entry qua dentro in caso di ritracciamento. Chiaramente adesso speriamo, io ci spero, perché ovviamente vorrei aprire una posizione su Ren, che è una bella coin, cioè mi piace anche come progetto, ne ho parlato anche in quel video sui miei progetti DeFi preferiti. E lo stop loss nel caso bello largo, proprio perché trend follower. Poi Reserve, che è l'altra coin che sto tenendo sotto controllo, come vedete il mio piano è questo, ovvero dunque abbiamo una situazione di andamento parabolico, niente bene, no, non bene, una situazione di tac, ritorna giù, dump, il primo sell off, che è stato assorbito in parte, ma l'offerta è ancora cattiva, aggressiva. Lo vediamo perché lo storno della domanda non è stato sufficiente, vedete, a recuperare il movimento dell'offerta, che invece partiva da qua. I volumi sono ancora in favore dell'offerta rispetto allo storno, vedete, sono calanti, e pertanto io mi aspetto sinceramente un'altra leg down. Quindi questo supporto, che è già stato testato, è molto vicino, è tranquillamente rompibile. Sotto di esso troviamo questo, allora la shadow, l'altra shadow, poi la zona sotto di questo cluster qui, ok, questo, e questo livello di prezzo decisamente importante, come vedete, che è un po' in basso, però è importantissimo. Lo stop loss sotto a questo cluster di prezzo qui, del tipo che se arriva qua sotto, cioè ha assorbito completamente tutto questo movimento, e quindi significa che veramente l'offerta non è violenta, ma di più. Questa è la mia idea. Ve l'ho detto, il grafico è preso da Huobi, ma io non ho l'account su Huobi, quindi lo prenderei senza troppi problemi su Kyber, laddove dovesse entrare in questa area. Poi, che altro abbiamo? Dunque, cosa stiamo seguendo? Io in realtà credo che sto seguendo soltanto quelle. Principalmente stavo guardando qui nella mia watchlist, ma non trovo nient'altro. Allora andiamo a vedere Cardano. Mannaggia Cardano, guardate qua quante testate sul muro che avevo tirato quel giorno, quando io avevo messo il mio bel entry qua dentro. Sapete che io stavo tenendo d'occhio questa zona, cioè quest'area già indicata, per via del retest della zona rotta dopo il movimento esplosivo a rialzo. Cosa ha fatto? Ha fatto un dump, un sell off, che è arrivato giusto a qualcosa come 4 satoshi sopra il mio entry. E io qua potrei fare il figo e dire no, in realtà io sono entrato, e fare il guru della situazione. Ve l'avevo detto che il retest funzionava, nessuno se ne accorge, sposto un po' in alto la linea e dico io sì, sono riuscito a entrare. In realtà no, ammetto la mia sfiga, non sono riuscito a entrare e mi sono incazzato parecchio, proprio perché dopo è partito e io ho missato clamorosamente un guadagno pazzesco. Niente, ormai è andato, adesso è ipersteso, quindi non me la sento di entrare. Qualcuno mi aveva fatto notare che qua si stava formando un triangolo rialzista, ed effettivamente è stato vero anche così, e addirittura c'era anche un cluster intermedio qua sul quale ci abbiamo dumpato in pieno dentro, quindi c'erano anche questi due setup che si potevano seguire. Ma io sono stato testardo e fino all'ultimo ho voluto lasciare aperti gli entry lì dentro, e ora per punizione sto a guardare. E poi
Ma avevate segnalato poco fa Kyber, mi avevate chiesto, anzi, Kyber che vabbè, è andato, è partito in quarta, anche lui come vedete è inarrestabile, in piena DeFi FOMO. Che dire su Kyber? Allora, andiamo a vedere un po' il suo movimento su time frame settimanale più da vicino. Che cosa abbiamo? Andiamo a tracciare qualche livello. Allora, abbiamo questo livello importante, abbiamo questo cluster intermedio che direi che ha già fatto il suo mestiere fin troppo bene, lo mettiamo in verde. Poi che cos'altro abbiamo? Abbiamo, ma in realtà di livelli chiave, dunque, abbiamo le shadows qui che però sono già state ritestate, abbiamo questo clusterino per il futuro, ecco, questo teniamocelo da conto. Perché se adesso andiamo a fare dei numeri di questo tipo, che continuiamo a salire un po', poi questo livello diventa un prezzo chiave come supporto, quindi attenzione qua, perché vedete tra l'altro è anche un bel livello di supporto settimanale, quindi mi piace, qua teniamo conto anche della shadow, questo è un bel supporto che ci stiamo lasciando dietro, è importante come area di prezzo. Quindi tolgo un po' di scarabocchi e lascio il mio clusterino e salvo il grafico, e poi mi avete chiesto Tezos se non ricordo male. Poi nel mio ribilanciamento ho anche intascato qualche altro FTT, che sapete faccio il mio piccolo piano di accumulo. Tra l'altro FTT mi ha dato veramente soddisfazione. Guardate, FTT dollaro, un bel uptrend, non parabolico. Bravi, bravi alla Meda, continuate così. Allora, Tezos, dove sei? Tezos, qua. Allora, Tezos non benissimo a dir la verità, perché ha fatto un doppio massimo qua sopra, con pool di liquidità soprastante, adesso è un po' in discesa, ha fatto questo low che è a 2,390, questo livello qui, che adesso ci si sta avvicinando minacciosamente, e vediamo un po' cosa combina in prossimità di questo low, quindi lo perde, non lo perde, da lì si capiranno un po' di cose. Sopra la testa una pressione veramente forte, data da questo doppio massimo con sell-off annesso, quindi non è il massimo per i bulls in ogni caso, anche se si dovesse verificare un colpo di reni. Vediamo di quant'è, perché ovviamente se ti arriva un candelone così inizia a dire ma un po' di domanda in effetti c'è, altrimenti se viene perso niente, si aspetta quantomeno qua in zona 1906, che è il supporto precedente importante. C'è anche un bel cluster qua che potremmo aspettarlo lì, Tezos, però adesso c'è da vedere come approccia quel livello lì, altrimenti diventano veramente previsioni fine a se stesse. Basta? C'era altro? Non c'era altro? Fatemi pensare, Atom forse, mi avevate chiesto, diamolo a vedere, cerco di ricordarmi tutto, però ovviamente non ce la faccio mai. Allora, Atom, non benissimo anche Atom, nel senso che deve come prima cosa recuperare un po' questo livello qui per creare un primo potenziale costrutto di bottom, dai, vallo a recuperare almeno. Poi se vuole recuperare anche questo livello sarebbe ancora meglio, insomma il long è ancora molto distante secondo me, perché cioè servono comunque delle conferme. Con tutte le coin in uptrend che ci sono, poi andarsi a impelagare in queste situazioni non mi sembra veramente il massimo. Io davvero attenderei un break di queste e poi insomma la si riprende qui per seguire l'eventuale ripartenza, però almeno vedete che c'è un costrutto di bottom un po' più corposo. Bene, torniamo alle vostre domande, che ne dite? Visto che abbiamo analizzato un po' di altcoins, che altrimenti non vi filo più. Allora, via con le domande. Allora, come vedi PNT versus REN? Allora, PNT è un po' neonato, quello è il suo difetto, che è nato da poco. Ti dico, come progetti dei due preferisco REN, in maniera estremamente sincera. E come andamento PNT veramente sono in difficoltà, perché è un grafico nuovo, non saprei, c'è un po' di un dampino qui, non lo so. REN, ti facciamo così, REN, ecco. Qualcuno ha usato Poloniex come exchange? C'è una quantità assurda di shitcoin, andava di modissima infatti nel 2017. Ricordati Tezos, sì, l'abbiamo visto te. Ah, Tezos dollaro, non hai ragione, scusa. Tezos dollaro, XTZ, USD, da dove, USD, dai, passamelo.
Allora, contro dollaro è una situazione un pelino più laterale, perché combina il discorso del non benissimo di Tezos Bitcoin e il discorso di abbastanza bene di Bitcoin dollaro, che ha avuto un uptrend recentemente. Quindi questo uptrend è il risultato di Bitcoin, e adesso che Bitcoin è laterale prevale un po' la parte gravitazionale, diciamo così, e non dà parecchi spunti, ti dico la verità. Mi sembra un grafico che non comunica molto. Abbiamo un lower high, abbiamo degli higher lows, quindi un po' di lateralità tendenzialmente, che non lo so, ti dico, lascia un po' il tempo che trovo. Non è un grafico sul quale trovo degli spunti di riflessione, quantomeno su un time frame giornaliero, ecco, con tutta sincerità. Davvero è laterale, è un triangolo. Mi spiace non averti dato parecchie soddisfazioni. A livello di progetto, perché preferisci REN su PNT? Guarda, a PNT su Bitfinex ha tenuto lo storico. Andiamolo a vedere subito. PNT. No, è Binance, bravo furbo. Allora, PNT. Ma dov'è? Non c'è. Su Bitfinex. Ma forse si chiama ancora IDU. Idu dollaro, Idu bitcoin, è ancora lui, 3 luglio, sì, sembra di sì. E sì, ha tenuto lo storico, sembra che abbia voglia un po' di riprendersi. Andiamo a vedere il settimanale. Ti dico, REN, cioè sono fan di REN come progetto, per quello te lo dico. Alla fine Idu è un progetto interessante, è un bel progetto e tutto quanto, però tra le due cose anche come applicabilità, applicazione, cioè REN è già abbastanza usato dai principali pool di liquidità. Il REN comunque vede in staking una gran parte delle sue coin per chi vuole fare il dark node, è molto in crescita anche come liquidità, quindi per quello io sono molto fan di REN. Per quanto riguarda il grafico, anche questo non mi dice veramente tanto, perché vedi, comunque sì, sta avendo un bel recupero, però rispetto alla forza del downtrend potrebbe essere ancora un fuoco di paglia, quindi non lo so, rimango della mia opinione, diciamo. Dunque, Kirobo, una società israeliana, sembra abbia trovato il modo di fare undo sulle transazioni di Bitcoin. Hai letto l'articolo? No, non l'ho letto. Non ho letto l'articolo, sembra Radio Maria. Sì, è il mio tono quando parlo di coin che non comprendo a fondo. No, in ogni caso non l'avevo letto, cioè mi sembra un po' difficile, dai, fare l'undo delle transazioni di Bitcoin. Adesso me lo leggo, per dirla, per essere più, come dire, sul pezzo. Mi fai un piacere, me lo linki qua in chat, che così lo leggiamo tutti, che potrebbe essere utile anche agli altri della community, secondo me. Comp, bravo Comp, il bollone di Comp, andiamo a vederlo immediatamente. Comp BTC, vabbè, Comp BTC è un po' neonato ed è agghiacciante, è in calo costante. Comp dollaro da FTX, non ce l'ho nemmeno, sì, eccolo qua, Comp Perp. Brutto, bruttissimo, guarda, non ci entrerei mai, sono estremamente sincero, è in caduta libera, in preda alla gravità dopo una bolla, è veramente una delle ultime coin sulle quali entrerei speculativamente. Neanche short, a dire la verità, perché te l'ho detto, ha uno storico abbastanza breve, però tra le due cose sicuramente c'è di più lo spunto short che long, cioè una roba del genere, però insomma, shortare su Comp adesso richiede un po' di fegato, diciamo, ecco. Ripple è proprio cadavere? Sì, è completamente defunto Ripple, ma cioè quello che merita Ripple, cioè davvero c'è ancora gente che investe in Ripple, cioè che è morta, defunta, sotto lo zero, ma prima o poi farà un altro pump probabilmente, però cioè, sono sempre più limitati anche i pump di Ripple, ormai non va più di moda Ripple, era una roba da 2017, da chi voleva diventare ricco in fretta nel 2017 vedeva Ripple che costa poco in cima con il market cap, faceva 2 più 2, vede Bitcoin che costa tanto, Ripple che costa poco, tac. Ah, non mi fa linkare l'articolo qui, c'hai ragione, perché c'è il bot che cancella i link. Ti elimina il messaggio. Sì, no, non postarlo più, perché altrimenti rischi anche di venire
come si dice, cioè bannato no, ma mutato per un po'. Che dire, mandalo, se riesci a mandarmelo in qualche modo, o su Telegram o su Discord, sarebbe interessante quello, ecco. Allora, andiamo a vedere qualche altra domanda. Se SNX si compra bene anche su Balancer, Uniswap V1 e V2, sì. A qua qualcuno chiedeva probabilmente. Cosa vuol dire puntiforme? Puntiforme che fa una formazione, appunto. Te lo giro su Discord, grazie, con molto piacere. Pubblicalo proprio, che così lo leggiamo tutti. Allora, fillato take profit di Synthetix. Mamma mia, anche Synthetix sta facendo dei numeri mica da ridere. Synthetix, beh, a parte che è un progetto che è una bomba, Synthetix, è inutile negarlo. Ha superato i massimi, è andato in price discovery e direi che un take profit è un qualcosa di assolutamente azzeccato. Tra l'altro, se non erro, ha introdotto da poco le opzioni binarie Synthetix, ha capito tutto di come macinare liquidità, di buttare dentro i gambler, sì dai, liquidità per i gambler. Le opzioni binarie, pazzesco. Allora. Ah, ecco, Phantom è stato il primo progetto DAG e Coti, sistema di pagamento universale, è il suo progetto più... Ah, Coti, come mai tutti con Coti interessati? Mi sa che devo proprio approfondirlo sto Coti, eh? Coti ha fatto accordi con Cardano, Chainlink, Constellation, Phantom, Simplex e Celsius. Coti. Me lo vado ad approfondire. Adesso faccio un sondaggio, facciamo così, visto che volete i sondaggi e amiamo tutti, chi è che non ama i sondaggi? Allora, creiamo un nuovo sondaggio e vi chiedo la seguente cosa. Vorreste degli approfondimenti sulle singole alts, su alcune singole alts? Faccio anche il puntiglioso. Video approfondimenti, ovviamente, degli approfondimenti video. No, noia mortale. Sì, assolutamente. E votate, vediamo. Così, finito questo sondaggio, poi ci salutiamo anche. Allora, vediamo. Per votare, vi ricordo, c'è il menu a tendina sopra la chat. Dov'è? Non lo vedo. Ma c'è, vero? Ditemi che c'è. Dovrebbe esserci. Quali sono le nuove altcoin da tenere d'occhio? Allora, quali potrebbero essere le altcoin da tenere d'occhio? Allora, io sto tenendo d'occhio REN, Reserve Rights, o meglio, poi cos'è che sto tenendo d'occhio? Dunque, vabbè, Cardano se dovesse riscendere, Ethereum se dovesse rompere il range a rialzo, Cava perché ci sono dentro, tra l'altro è interessante questa botta. Tra l'altro le altcoins oggi stanno andando discretamente bene, noto. Le altcoins hanno fatto questo periodo laterale che insomma lateralizza un po' così e adesso... Se ricomincia a scendere la dominance, potrebbe essere un bel periodo per holdare le altcoins. Quindi, cos'altro dicevamo sulle altcoins? REN, Reserve, io per ora sto tenendo d'occhio quelle, anche perché tenerne d'occhio troppe divento matto, non riesco a starci dietro, anche perché ho tempo un po' limitato. Una donna, addio, cioè è arrivata una ragazza, incredibile. Sì, ti si legge, benvenuta tra noi, non spaventarti di tutto questo di questo movimento che hai generato, ma sono bestie rare le donne qui dentro nel mondo delle cripto, e quindi la reazione che causi è proprio questa. Comunque benvenuta tra noi e spero che ti troverai bene. Loopring, il sondaggio non si vede, ma perché non si vede, maledetto sondaggio? Ah sì che si vede, oh, qualcuno ha votato, come avete fatto a votare? Me lo spiegate? Niente sondaggio. Aspettate che provo a rifarlo, cioè non riesco veramente a capire. Qualcuno ha votato, ci sono 5 voti, però non so come sia possibile. Allora elimina sondaggio innanzitutto, chiudiamo. Gestisci sondaggio, facciamo nuovo sondaggio. Allora sì o no video altcoins? Facciamolo più rapido. Sì, no. 5 minuti. Inizia sondaggio.
Vediamo. Questo si vede, ma lui è impazzito completamente Twitch. Vorrei adesso sapere come ha fatto chi è riuscito a votare prima a votare, a vederlo. Adesso lo vedo. Land, qua forse qualcuno sta ancora scillando qualche cosa. LRC, cos'è? Loopring, giusto? Andiamo a vederlo allora. Loopring, Land, andiamo a fare un'altra carrellata di altcoins. Ma come si fa a dire no ad un tuo video? Ma tu sei troppo buono. Continuo a non vedere. No, adesso c'è, lo vedo anch'io. C'è il menu a tendina sopra la chat. Devi tirarlo giù. Allora, andiamoli a vedere. LRC, il nostro Loopring Bitcoin. Eccolo. Che sta andando benone. Tra l'altro, devo ammettere la mia ignoranza anche qua. Allora, quanto ha recuperato rispetto allo storico? Beh, non tantissimo, a dir la verità, però caspita che volumi in acquisto. Volumoni in acquisto. Ecco, adesso sta approcciando la prima vera forte resistenza. Guardate, questa area, questa zona qui, che se rotta potrebbe diventare veramente interessante. Potrebbe essere un bel setup questo di recupero di questa zona, eh? Che ne dite? Poi, land, che ce l'ho qua in realtà, però mi pare abbastanza esteso, direi sì. Allora, esteso, primo sell off c'è stato e adesso forse ha fatto un higher low, vediamo, perché se questa diventa una lateralizzazione, cioè se andiamo a fare un higher low qua, potrebbe essere un bel entry con stop loss qua sotto. Attenzione all'higher low, quindi grazie per averlo segnalato Land, è un setup molto molto interessante. Sono già tua fan su YouTube, grande. Tra l'altro voi donne su YouTube siete qualcosa come lo 0,2%, 0,3%, una cifra veramente irrisoria, ma ci sta, ma comunque brava tu, perché sei una gemma tra le varie donne che poche si interessano di finanza, di cripto, e è veramente un pregio farlo secondo me. Ogni refresh mi fa apparire e sparire le shitcoin in alternanza, stessa cosa per il sondaggio, un refresh lo fa apparire, un altro refresh lo fa sparire. Urca, grande Luca, price action mastery on FX for life. Ci provo, tu sei il mio mentore, sappilo, mi stai aiutando. Quando prima dicevo qualcuno su Discord mi sta aiutando, stavo parlando proprio di te, anche perché ogni tanto condividi qualcosa, io me li guardo, me li studio, che i grafici con tutti i dettagli che ci scrivi sono tanta roba, sono veramente utili. È partito Ren, ma in questo istante è partito, dai, ma non ditemi questo, non ditemi queste cose. In questo istante non è impossibile. È partito, sì, mi sa anche a me. Sta facendo, sì, in queste due ore ha sparato due candeloni. E nel frattempo mi scilla, il nostro Brave mi sta scillando i toro, che io chiudo subito. Ultimamente sta andando pesante con gli Eds, il nostro Brave. Ho guadagnato ben $1 in queste due settimane in BAT. In ogni caso, sì, secondo me Ren qualcosa mi dice che non lo vedrò presto qui dentro, però mi spavento un po'. Ecco, vedete, su Land, su Aave, potrebbe essere in formazione un andamento di questo tipo, che quindi andare a pescare un rimbalzo qua, con stop loss qua sotto, potrebbe metterci a vantaggio rispetto al mercato, per l'appunto. Allora, ragazzi, un'ora e mezza l'abbiamo fatta, allora rischio 0,5%. No, dai, adesso mi sa che arrivo all'1%, un per cento circa. La mia ragazza, ecco bello questo, la mia ragazza le ho chiesto il perché non gli interessa la finanza e mi ha detto mi piace spendere, vedi, anche quello fa parte della finanza, ci vuole nel nucleo familiare, ci vuole un risparmiatore e un consumatore che si equilibrano, perché altrimenti poi diventa un eccesso in uno dei due casi. In ogni caso, che dire, tu impegnati, mi raccomando, mettici del tuo per farla, per convincerla, per appassionarla. Comunque no, rischio, inizio rischiando l'1%, un R e mezzi sul Forex, adesso tra poco, magari in questi giorni se riesco apro le prime posizioni. Eccomi appena arrivato, arrivi proprio il nanosecondo in cui sta finendo, annuisce. Bene, ottimo, mi fa molto piacere. Allora, già che ci sei, dille di seguirmi, così magari si intrippa un po' con le cripto e con alcune cose e aumenta la percentuale di donne che mi seguono. Ti condividerò una strategia per limitare i drawdown, volentieri, quella potrebbe essere ottima. E soprattutto, adesso ho applicato un risk management veramente banale, l'ho detto, faccio un rischio fisso dell'1-2% massimo per trade, tetto massimo 2%,
5%, in modo appunto da limitare in maniera semi-parabolica il drawdown, ecco, e per fare un compounding wins nel caso andasse bene. Poi l'altra mia idea era che se riesco a ottenere un certo profitto, il sì tra l'altro ha vinto, è terminato adesso il sondaggio, se riesco a ottenere un certo profitto magari creo un lotto a parte dove ritorno poi sull'altro al valore iniziale per mettere da parte. Ha detto che non vuole essere un numero, ma non è un numero, è ognuna, proprio perché sono così poche, ognuna è importantissima, è unica, è un'unicità. Basta, stiamo veramente degenerando, è il momento di andarcene. Giusto per il saluto, bravissimo, io sono entrata oggi su Reservi Nuovi, secondo me ti darà soddisfazione. Io aspetto ancora un po' perché, come dicevo prima, volevo vederlo flettere un attimino in questa, nell'area verde che avevo disegnato e condiviso su Telegram anche nel stamattina l'ho condiviso e bene. Quindi sì, sì, però secondo me dà soddisfazioni. Dall'accento sento che vivi molto vicino a me. Piacenza, esatto, sono proprio piacentine, non so tu di dove sia, ma secondo me se riconosci l'accento sei di queste parti. Ragazzi, io vi ringrazio di nuovo di avermi seguito, che dire, mi raccomando, occhi puntati su Bitcoin, non facciamo decadere la concentrazione solo perché si sta muovendo in lateralità, proprio perché la lateralità è piena di opportunità, fatta anche la rima così. Occhio alle altcoins che potrebbero essere, credevo più vicino, perché di dove sei tu adesso me lo devi dire, occhio alle altcoins perché insomma potrebbero dar soddisfazione, soprattutto se la dominance adesso se alla dominance adesso viene voglia di continuare a scendere come mostrato in questo bellissimo grafico estremamente tecnico con questi miei disegni ovviamente presi da manuali operativi di alto livello di analisi tecnica e basta. Nel frattempo continueremo a produrre video, continuerò a fornirvi contenuti sperando che YouTube mi ripristini quelli che mi ha cancellato per errore e magari la prossima settimana per l'appunto rivediamo la mia nuova allocazione di portafoglio con le modifiche che ho fatto. Mi sono esposto un pelino di più in Ethereum, vi spoilerò già, e ho cambiato qualcosina nella gestione della liquidità. Ci andiamo a dare un'occhiatina. Chi si perde i miei live è un holder di Ripple, esattamente come dici tu, grande Giuseppe. Ragazzi, vi auguro un buon weekend a tutti quanti, una buona serata, un buon pump delle altcoin a tutti sperando che ci sia, e viva il bull market, la maglietta verde in tinta con le candele di Bitcoin, e ho detto abbastanza cavolate, vi saluto, me ne vado, che è meglio. Ciao di nuovo.